diretta ad Abruzzo, presidi sanitari e gruppi sportivi continuano il lavoro di divulgazione per l'uso dei defibrillatori. Antonio Monaco. Lo sport nel cuore ha come aspetto fondamentale la divulgazione a tutte le componenti di come intervenire davanti ad un arresto cardiaco improvviso, non solo nei grandi eventi ma anche e soprattutto nel quotidiano e in diverse discipline sportive. L'incontro ad Avezzano, organizzato dal gruppo sportivo Marsica, ha inteso spiegare agli addetti ai lavori ma anche e soprattutto agli sportivi e alla gente comune di come usare il mezzo tecnico, il defibrillatore. Renata Petroni, cardiologa della Casa di Cura di Lorenzo. Insegnare a tutti le manovre di rianimazione cardiopolmonare, perché come sappiamo la morte improvvisa ha una frequenza notevole, all'incirca una persona su 1000 può morire improvvisamente, quindi bisogna considerare che in Italia siamo intorno alle 50-60.000 vittime l'anno. Queste vittime sono soprattutto persone giovani e più si è in grado di intervenire nei primi momenti dell'arresto cardiorespiratorio, più saremo in grado di salvare delle vite. Il defibrillatore in possesso del gruppo sportivo Marsica potrà essere usato anche da rappresentanti di altre discipline sportive che ne faranno richiesta. Ed ora il triste epilogo della malattia di Lorenzo Costantini, giovane